Tavola 9. La chiave per essere liberi nello spazio. Presta attenzione, o uomo, ascolta la mia voce, che ti insegna la saggezza e la luce in questo periodo, che ti insegna come bandire l'oscurità, che ti insegna come portare la luce nella tua vita. Cerca, o uomo, di trovare il sentiero che ti conduce alla vita eterna, come un sole. Scaraventa via da te i veli dell'oscurità. Cerca di essere una luce nel mondo. Fai di te stesso un vessillo per la luce, un fuoco per il sole di questo spazio. Volgi il tuo sguardo al cosmo. Volgi il tuo sguardo alla luce. Parla con le parole dell'abitante, il canto che richiama alla luce. Canta la canzone della libertà. Canta la canzone dell'anima. Crea l'alta vibrazione che farà di te uno con il tutto. Mischiati con il cosmo, cresci uno con la luce. Sii un canale per l'equilibrio, un sentiero per la legge di questo mondo. La luce, o uomo, è la grande luce che splende attraverso le ombre della carne. Tu sei libero di sorgere dall'antica oscurità. Tu sei uno con la luce. Le ombre dell'oscurità ti circondano. La vita ti riempie con il suo flusso. Ma ora, o uomo, devi sorgere e portare il tuo corpo lontano, ai livelli che ti circondano e che sono uno con te. Guardati tutto intorno, uomo. Guarda il riflesso della tua propria luce. Sì, perfino nell'oscurità che ti circonda, trabocca fuori dal velo. Cerca sempre la saggezza. Non lasciare che il tuo corpo ti tradisca. Procedi sul sentiero dell'onda di luce. Evita la via oscura. Sappi che la saggezza è permanente, esistendo fin da quando la grande anima del tutto ebbe inizio, creando l'armonia con la legge che esiste sul sentiero. Tieni conto, uomo, dell'insegnamento della saggezza. Tieni conto della voce che parla del tempo passato. Sì, io ti narrerò della conoscenza dimenticata, ti narrerò della saggezza celata nel tempo passato, perduta nell'oscurità che mi circonda. Sappi, uomo, che tu sei il fine di tutte le cose, solo che la conoscenza di questo è andata dimenticata, perduta, quando l'uomo venne gettato nella prigionia, legato e incatenato dalle catene dell'oscurità. Tanto, tanto tempo fa, io abbandonai il mio corpo. Meravigliato, io andai libero per la vastità dell'etere, individuando i motivi che portarono l'uomo alla schiavitù. Sappi, uomo, che tu sei solo uno spirito. Il corpo è nulla. L'anima è tutto. Non lasciare che il tuo corpo sia una prigionia. Fuggi dall'oscurità e viaggia nella luce. Fuggi dal tuo corpo, o uomo,
essere libero, veramente una luce che è uno con la luce. Quando tu sarai libero dalle catene dell'oscurità e viaggerai nello spazio come un sole di luce, allora saprai che lo spazio non è privo di vincoli, ma effettivamente è racchiuso da angoli e curve. Sappi, uomo, che tutto ciò che esiste è solo un aspetto della più grande cosa che deve giungere. La materia è un fluido che scorre come una corrente, cambiando costantemente da un aspetto all'altro. La conoscenza è sempre esistita attraverso tutte le epoche. Niente è cambiato, sebbene sepolto nell'oscurità. Niente è andato perduto, sebbene dimenticato dall'uomo. Sappi che attraverso lo spazio che tu abiti vi sono altri che sono grandi come te stesso, interconnessi dal cuore della materia, eppure separati nel loro stesso spazio. Una volta, in tempo da lungo dimenticato, io, Thot, aprii il varco, penetrai in altri spazi ed imparai i segreti nascosti. Profondamente nell'essenza della materia vi sono nascosti molti segreti. 9 sono le dimensioni invalicabili e 9 sono i cicli dello spazio. 9 sono le emanazioni della coscienza e 9 sono i mondi dentro i mondi. Sì, 9 sono i signori dei cicli che vengono da sopra e da sotto. Lo spazio è riempito da cose nascoste, perché lo spazio è diviso dal tempo. Cerca la chiave per lo spazio-tempo e tu aprirai il cancello. Sappi che nello spazio-tempo sicuramente esiste la consapevolezza, benché sia nascosta alla nostra coscienza. Essa esisterà ancora e per sempre. La chiave per i mondi all'interno di te la puoi trovare solo all'interno, perché è l'uomo l'ingresso al mistero e il tramite per essere uno con l'uno. Cercati all'interno del cerchio. Usa la parola che io ti darò. Apri il passaggio al tuo interno e sicuramente anche tu vivrai. Uomo, tu credi di aver vissuto, ma sappi che la vita è all'interno della morte. Perché sicuramente se tu sei schiavo del tuo corpo, per te non vi è vita. Solamente l'anima è libera nello spazio, ha una vita che è veramente vita. Tutto il resto è solo schiavitù, una catena dalla quale liberarsi. Non credere che l'uomo sia nato dalla terra, sebbene provenendo dalla terra lo potrebbe essere. L'uomo è uno spirito nato nella luce, ma senza la conoscenza non potrà mai essere libero. L'oscurità circonda il nato dalla luce, l'oscurità cattura l'anima. Solo colui che sta cercando può sperare di essere mai libero. Le ombre intorno a te stanno cadendo. L'oscurità riempie tutto lo spazio dinanzi alla luce, o luce dell'anima umana. Riempite l'oscurità dello spazio. Voi siete figli della grande luce. Ricordate e sarete liberi. Non restate nelle ombre. La luce sgorga dall'oscurità della notte. Lascia che la tua anima sia, o nato dal sole, riempita dalla gloria della luce,
liberati dalle catene dell'oscurità, un'anima che è una con la luce. Tu sei la chiave di tutta la saggezza, dentro di te vi è tutto il tempo e lo spazio. Non vivere nella schiavitù dell'oscurità. Libera il tuo corpo di luce dalla notte. Grande luce che riempi tutto il cosmo, scorri completamente nell'uomo. Fai del suo corpo una torcia che splenderà sempre tra gli uomini. Lontano nel passato cercai la saggezza, la conoscenza ignota all'uomo. Lontano nel passato io viaggiai nello spazio dove iniziò il tempo. Cercai sempre di aggiungere la conoscenza alla saggezza. Eppure io pensavo solo il futuro potrà portare la chiave della saggezza. Io viaggiai giù nelle profondità adiamenti per cercare la grande conoscenza. Chiedo a voi, signori dei cicli, la via per la conoscenza che sto cercando. Posi ai signori questa domanda. Dov'è la sorgente di tutto? Rispose con una voce potente il Signore del Nove. Libera la tua anima dal tuo corpo e vieni con me dinanzi alla luce. Io uscii dal mio corpo, una fiamma brillante nella notte. Stetti in piedi dinanzi al Signore, bagnato dal fuoco della vita. Io venni afferrato da una forza grande, oltre la conoscenza dell'uomo. Venni gettato in un abisso, attraverso spazi sconosciuti all'uomo. Io vidi i forgiatori dell'ordine dal caos e i confini della notte. Io vidi la luce sgorgare dall'armonia ed ascoltai il suono della luce. Io vidi la fiamma dell'abisso emettere l'ordine e la luce. Vidi l'ordine sgorgare dal caos. Vidi la luce dare la vita. Quindi sentii la voce. Ascolta e comprendi, la fiamma è la sorgente di tutte le cose contenendo potenzialmente ogni cosa. L'armonia che forma ogni cosa è la parola e dalla parola viene la vita e l'esistenza di tutto. E ancora disse la voce, la vita che è in te è la parola. Cerca la vita dentro di te ed avrai il potere di usare la parola. A lungo guardai la fiamma luminosa che emanava dall'essenza del fuoco, realizzando che la vita è armonia e che l'uomo è uno con il fuoco. Io tornai indietro nel mio corpo e stetti in piedi di fronte al Nove, ascoltando la voce dei cicli con una potente vibrazione. Così parlò. Sappi, o Tot, che la vita altro non è che la tua parola con il fuoco, la vita che tu cercavi prima, altro non è che come un fuoco, la parola nel mondo. Cerca la via per la parola e sicuramente il potere sarà tuo. Quindi io chiesi al Nove, o Signore, mostrami il sentiero, dammi la via per la saggezza, mostrami la via per la parola.
Mi rispose quindi il Signore del Nove. Mediante l'equilibrio tu troverai la strada. Hai visto che la parola proviene dal caos? Non hai visto che la luce viene dal fuoco? Cerca nella tua vita questo equilibrio. Equilibra e ordina la tua vita. Reprimi tutto il caos delle emozioni e tu raggiungerai l'equilibrio nella tua vita. L'ordine derivato dal caos ti porterà la parola della sorgente, la volontà del potere dei cicli, e darà alla tua anima una forza che si espanderà liberamente attraverso le ere, un perfetto sole dalla sorgente. Io ascoltai la voce e ringraziai sinceramente nel profondo del mio cuore per queste parole. Da sempre io avevo cercato l'ordine che io avrei potuto generare con la parola. Sappi che chiunque giunga a questo deve sempre essere nell'equilibrio, sebbene questo equilibrio non c'è mai stato e mai ci potrà essere. Prendi queste parole, o uomo, lascia che esse siano come una parte della tua vita. Cerca di conquistare questo equilibrio e sarai uno con la parola. Sforzati di guadagnare la luce sul sentiero della vita. Cerca di essere uno con il sole. Cerca di essere solamente la luce. Porta il tuo proprio pensiero verso l'unità della luce con il corpo dell'uomo. Ricorda che tutto è ordine dal caos, scaturito nella luce. Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio primavera, buon inizio settimana. Benvenuti su Web Radio Essere il Cambiamento, al microfono con voi Claudia. Questa mattina lettura delle tavole di Thoth, le stiamo leggendo il lunedì, in quanto Thoth è connesso alla Luna, mentre Horus al Sole, e quindi praticamente... Lo facciamo di lunedì per questo motivo, ogni lunedì, anche perché abbiamo adesso necessità di avere la lettura anche delle tavole, così nei periodi in cui facciamo i percorsi abbiamo la possibilità di ascoltarle per conto nostro, altrimenti uno comunque le può leggere.
Vi saluto e poi procediamo con il commento. Buongiorno Loredana, Emanuela, Cristiana, Lucia, Encheleida, Orsolina e Antonella. Questa mattina, prima di iniziare la lettura, questo comunque è un consiglio, e così si può fare anche tutte le mattine. Ieri anche l'ho fatto l'esercizio, quello che abbiamo fatto giovedì, ovvero visualizzare la luce che entra e dalla corona e poi anche dal terzo occhio in particolare, e va all'interno questa luce, e visualizzare l'occhio di Thoth esattamente al centro, quindi sarebbe l'occhio destro. Ora, per coloro che sono nuovi o non avevano ascoltato quella puntata, vi metto dal sito. Abbiamo iniziato il lavoro di lo studio dei simboli e degli archetipi. Di fatto l'occhio è anche un geroglifico, ve lo ricondivido. In pratica, sotto, andando sul sito, sotto simboli e archetipi, quindi essereilcambiamento.it, simboli e archetipi, si apre appunto un'introduzione, e poi da lì potete iniziare a leggervi quello che abbiamo già fatto, cioè chiave della vita, Ankh, occhio di Horus, occhio di Thoth e lo scarabeo alato. Adesso vi metto comunque il link qua nella chat. Quindi simboli e archetipi. Archetipi. Adesso eccolo qui. Così potete vedere un attimo, perché a seconda di come si visualizza l'occhio, di fatto è l'occhio che va all'interno, perché attiva la vista interiore, e per attivare la vista interiore è necessario fare questi processi di trasformazione attraverso la luce, quindi per l'apertura del terzo occhio. Quindi in pratica, se andate a vedere varie anche immagini che trovate, insomma, delle varie tombe, templi e quant'altro, ci sono sempre questi raggi che arrivano all'altezza del terzo occhio, e a volte questi raggi che osservate potete vedere che c'è l'Ankh. Quindi l'Ankh è la chiave della vita, l'abbiamo specificato, insomma, nella puntata dedicata all'Ankh. Non è una croce, è una chiave. È una chiave, e questi simboli sono simboli archetipi, sono dei geroglifici. Quindi c'è, in pratica, adesso che ho ripreso anche io lo studio, c'è un segno, una scrittura che è dato proprio dall'incisione del simbolo, dell'archetipo, diciamo del geroglifico. Geroglifico è proprio l'incisione sacra, e questo, attraverso la scrittura anche noi creiamo, quindi è un atto di creazione. Questo atto di creazione è connesso a un suono che viene emanato comunque quando si legge, è associato quindi un suono, la parola, che poi adesso vediamo in questa tavola, e poi c'è il simbolo e l'archetipo. Quindi il simbolo, in questo caso, nel caso dell'occhio, è appunto l'occhio stesso. Quindi un occhio, o a sinistra o a destra, quindi rappresentato a sinistra è l'occhio di Horus, che corrisponde all'occhio destro, è come inverso, invece quello a destra rappresenta l'occhio sinistro. L'occhio destro è il nostro occhio maschile, e l'occhio sinistro corrisponde al nostro occhio femminile, occhio della conoscenza e occhio della consapevolezza interiore, sinistro. Ok, quindi destro maschile conoscenza, sinistro femminile consapevolezza interiore. Perché studiamo questi simboli, questi archetipi, attraverso anche lo studio delle tavole? Comunque in questa tavola c'è anche molto riferimento, in quanto la scrittura e appunto l'utilizzo attuale delle varie lingue europee, indoeuropee, sono state semplificate, quindi non c'è l'aspetto simbolico
fondamentalmente. Per cui quando tu scrivi una parola, la parola che tu scrivi, casa, ti richiama magari alla casa, quindi chiaramente quando tu disegni la casa ti richiama anche a questo, che comunque costituisce anche questo un archetipo, perché ti richiama tutta la protezione, al fatto di stare in uno spazio, in un ambiente protetto, familiare e così via. Quindi simboli e archetipi creano anche mentre noi parliamo. La differenza qual è? Come dicevo, che mentre le lingue antiche avevano ancora la connessione con i livelli sottili, le lingue, diciamo, attuali non hanno più questo tipo di connessione, quindi gli archetipi si usano lo stesso nel momento in cui richiamiamo i principi universali, la luce, la gioia, l'amore, la gratitudine, eccetera. Questi sono tutti principi, così come anche se noi disegniamo una casa, anche questo lavora a livello anche di archetipo. Quindi la differenza tra simbolo e archetipo, giusto per adesso riprenderlo un attimo, è che il simbolo ti richiama al principio, quindi casa, simbolo di protezione per esempio, mentre l'archetipo ti riconduce alla forza in movimento, cioè quello che si attiva come energia sottili. Ok, è chiara la differenza? Nel caso dell'Ankh, per esempio, l'Ankh rappresenta una chiave. Ok, però questa chiave che cosa fa? L'archetipo apre, quindi apre che cosa? I mondi interiori. Adesso anche in questa tavola lo vediamo. Capito come funziona? Quindi se noi nelle meditazioni e poi anche noi stessi anche utilizziamo questi simboli e archetipi, di fatto sarebbero i geroglifici, allora in pratica muoviamo delle energie molto sottili. Pertanto, poiché attualmente c'è il sanscrito che può essere ancora utilizzato, però alla fine noi avendo matrice atlantide egizia come percorso di crescita, di spiritualità, allora praticamente riprendiamo quello. E c'è da dire questo, che troverete nel sito che molti di questi simboli è stato un po' cambiato il significato, e quindi ci vuole proprio un lavoro di connessione costante, andare oltre, guardare che cosa ti arriva, meditarci sopra. Quindi uno si compra un libro e poi legge questo libro, supponiamo, ma poi cerca di andare oltre quello che c'è scritto, perché questa conoscenza è stata dimenticata. Ok, quindi noi lavoriamo così, visto che qualcuno ci aveva fatto anche la domanda su YouTube, aveva fatto la domanda, insomma, qual era la nostra... in che cosa credevamo, cose del genere. Noi non crediamo in niente, fondamentalmente, facciamo un lavoro introspettivo, da cui tiriamo fuori poi tutte queste conoscenze e consapevolezze, capito? E dai popoli delle stelle, quelle che sono state portate, attingendo dall'interno, quindi attraverso connessioni anche telepatiche. Ok, quindi consiglio: la mattina è il momento migliore, adesso che magari molti sono anche a casa, non molto più tempo, è il momento migliore per studiare, per fare queste connessioni, quindi la mattina, come si suol dire, all'oro in bocca. Per cui ogni mattina, prima di fare qualsiasi altra cosa, bisogna nutrire l'anima. Comunque vi dicevo, l'esercizio che abbiamo introdotto giovedì andrebbe fatto da ognuno prima della puntata stessa, capito? Cioè uno si sveglia e lo fa qualche istante, oppure anche durante la musica iniziale, fa questa visualizzazione, perché questo apre delle connessioni importanti. Il consiglio che viene dato è sempre quello di cercare la saggezza e attenzione a come funzionano le tavole. Allora, adesso poi vediamo il pezzettino. Le tavole sono ermetiche, però ogni tavola è organica, quindi in ogni tavola ci sono delle risposte.
Qui all'inizio dice: cerca uomo di trovare il sentiero che ti conduce alla vita eterna, come un sole. Vita eterna. Adesso oggi facciamo un altro tipo di lettura della tavola, differente rispetto a prima. Anziché leggere pezzo per pezzo, andiamo a vedere più sotto. Quindi vita eterna maiuscolo, scendiamo. Se scendiamo dove dice cerca la chiave per lo spazio-tempo e tu aprirai il cancello. Sappi che nello spazio-tempo sicuramente esiste la consapevolezza. Benché sia nascosta la nostra coscienza, essa esisterà ancora e per sempre. La chiave per i mondi all'interno di te la puoi trovare solo all'interno, perché è l'uomo l'ingresso al mistero e il tramite per essere uno con l'uno. Cercati all'interno del cerchio, usa la parola che io ti darò, apri il passaggio al tuo interno e sicuramente anche tu vivrai. Ci sono poi diverse parole che vengono date anche in altre tavole per aprire, attivare determinati processi. Allora, soffermiamoci qui. Questa parte cerca la chiave per lo spazio-tempo. Spazio-tempo, appunto, è anche col trattino, sono, diciamo, come dire, le due dimensioni, potremmo dire, la dimensione spaziale e temporale, come se fossero due coordinate, è un'unica, che formano un'unica dimensione, semplicemente sono differenti, spazio e tempo, in quanto questo tempo poi è scandito dagli eventi che si susseguono, quindi c'è una sensazione di crescita nel tempo, perché appunto la consapevolezza si espande in questo tempo. E poi c'è uno spazio che potremmo dire può essere quello dove siamo adesso, il pianeta Terra, poi ce ne sono anche altri. Quindi spazio e tempo sono queste le due coordinate. Quindi noi abbiamo l'illusione appunto che ci sia questa separazione da tutto, perché alla fine il tempo non esiste di fatto e nemmeno lo spazio, perché noi siamo spirito, però il fatto di vivere l'esperienza in un corpo fisico, quindi su questo piano terreno, praticamente questo ci sembra che ci sia appunto una sorta quindi anche di crescita e anche un cambiamento nel corpo, eccetera, negli anni. Ok, quindi gli eventi si susseguono e questo scandisce, noi abbiamo la sensazione che quindi la coscienza si espanda attraverso tempo e spazio. In realtà queste due coordinate, potremmo dire, non esistono di fatto, però poiché la nostra esperienza è legata a livello terreno in un corpo fisico, allora percepiamo esattamente queste, lo percepiamo chiaramente che ci muoviamo nello spazio e nel tempo. La coscienza nel tempo, noi nello spazio, soprattutto lo percepiamo questo nella, attraverso i nostri sensi. Allora, nello spazio-tempo sicuramente esiste la consapevolezza. Comunque esiste, la consapevolezza c'è sempre. Benché sia nascosta la nostra coscienza, essa esisterà ancora per sempre. Ok, poi va avanti. La chiave per i mondi all'interno di te la puoi trovare solo all'interno. Perché è l'uomo l'ingresso al mistero e il tramite per essere uno con l'uno. Questa è la descrizione della chiave di Ankh, chiave della vita eterna. Cosa c'era scritto sopra? Ritorniamo un attimo sopra. Cerca uomo di trovare il sentiero che ti conduce alla vita eterna, come un sole. Scendiamo sotto.
Cerca la chiave per lo spazio-tempo e tu aprirai il cancello. La chiave per i mondi all'interno di te la puoi trovare solo all'interno, poiché perché è l'uomo l'ingresso al mistero. È il tramite per essere uno con l'uno. In quanto la chiave rappresenta anche l'essere umano, perché in pratica è una sterilizzazione del corpo. Ci sono diverse versioni della chiave di Ankh che sono state trovate in epoca antica, non soltanto in Egitto, dove per esempio si trova, anziché avere le gambe unite, si trova nella versione con le gambe divaricate leggermente, quindi divaricate, ci sono varie versioni. Quindi l'uomo è la chiave, quindi è da un lato una chiave, dall'altro lato è anche una rappresentazione dell'essere umano. E la parte superiore, il cerchio, che qua dice cercati all'interno del cerchio, è molto più allungata rispetto magari alla testa di un uomo normale, perché è la mente che diventa coscienza, in quanto nel momento in cui c'è la fusione con la dimensione spirituale, che è la dimensione che al cui interno sono comprese tutte le altre dimensioni, quindi c'è una superiorità dello spirito nella materia comunque, perché lo spirito permea anche la materia fisica. In pratica, in quel momento c'è l'ascensione ai livelli superiori. E il punto centrale è rappresentato dal cuore, quindi ci sono le braccia e una stilizzazione del corpo umano. Se andate al link precedente dove c'è chiave di Ankh o chiodi Horus e lo scarabeo, andate su chiave di Ankh, ci sono le puntate dove viene spiegato, ma anche dal testo insomma si intende. Poco prima, sappio uomo che tu sei solo uno spirito, quindi lui comunque ti dà gli indizi, cioè, e poi dopo dice cercati all'interno del cerchio. Il cerchio è la rappresentazione dello spirito, capito? Questa è ancora un'altra modalità per leggere le tavole. Cercati all'interno del cerchio. Usa la parola che io ti darò, apri il passaggio al tuo interno e sicuramente anche tu vivrai. Uomo, tu credi di aver vissuto, ma sappi che la vita è all'interno della morte. Quindi ritorna al concetto di vita eterna. L'Ankh è la chiave della vita. E cosa vuol dire questo? Perché poi bisogna prendere dei pezzettini della tavola e soffermarsi soltanto su quelle parole. Quindi prendo poche righe ogni giorno e mi soffermo soltanto su quelle. Poi si inizia ad avere una visione più organica della tavola stessa. Per cui, oltre alla lettura che facciamo qua in radio, dove ci soffermiamo comunque su alcuni aspetti, è importante che ognuno faccia questo lavoro per conto proprio. Quindi, se volete, questa settimana che c'è questa, si lavora su questa, vi prendete un paio di righe e iniziate a meditare su quelle righe. Può essere anche soltanto quelle righe per tutta la settimana, però meditando ogni giorno su quello. Così si cresce in consapevolezza, perché non può essere soltanto un lavoro passivo che uno ascolta la puntata web radio e dice ok, ho capito alcune cosettine, perché ognuno bisogna che diventi anche autonomo nel processo. Soprattutto poi nel momento in cui ci sono dei processi iniziatici che facciamo che sono ancora più avanti, capito? Cioè, arrivati a quelli di apertura del cuore, uno, cioè, è ovvio che se non leggi le tavole, capito, come fai a ricevere l'iniziazione? Capito, l'iniziazione arriva comunque sempre tramite il maestro, e per cui se uno non è allineato, capito, non succede niente. Ci vuole una dedizione
giornaliera. Ok, allora facciamo adesso una piccola pausa. Dunque, vediamo un po', facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo tra pochi istanti. Saluto anche Maria Grazia e Jenny che sono arrivate. Adesso facciamo una pausetta e torniamo tra poco. Un abbraccio a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento. Ed eccoci qua, bentornati, ben rientrati, benvenuti, ribenvenuti su Web Radio Essere il Cambiamento. Buongiorno anche Jasmine. Stamattina abbiamo fatto una lettura, stiamo facendo una lettura della tavola 9 di Thoth, differente rispetto al solito, per vedere alcune cose. In questa tavola, chiave per essere liberi nello spazio. Perché poi ci sono multipli livelli, cioè ci sono tante cose, infatti ci vorrebbero ore, capito, per commentare ognuna delle tavole, perché gli aspetti sono veramente tantissimi. Quindi adesso ci stavamo soffermando su come leggerle. In pratica, comunque, la struttura è organica. Poi all'interno di ogni pezzettino ci sono però delle altre cose da apprendere. E poi trovi delle parole che ti danno la risposta anche di righe che si trovano più sotto. Quindi all'inizio, quando dice... Dunque, dov'era? Cerca uomo di trovare il sentiero che ti conduce alla vita eterna come un sole. Quindi questo vita eterna.
Successivamente, quando parla poi della chiave per lo spazio-tempo, è tu aprire il cancello, è la chiave della vita eterna. Quindi Lang. Per cui, per comprendere anche a fondo il senso delle tavole, bisogna studiare i geroglifici. Lang è un geroglifico. Perché attivano anche l'utilizzo, appunto, il fatto di disegnare questo, disegnare la chiave della vita o portare questo simbolo, attiva delle connessioni sottili importanti ed inoltre aiuta nel processo proprio di anche di introspezione e di apertura dei mondi interiori. E infatti la chiave apre, quindi c'è l'archetipo che poi si attiva nel momento in cui questa simbologia viene richiamata. L'uomo è uno spirito nato nella luce, quindi c'è un ritorno alla dimensione spirituale. Abbiamo nella chiave della vita spirito e materia. Tutta la parte inferiore è appunto connessa alla materia, mentre la parte superiore del cerchio è connessa allo spirito. Il cerchio rappresenta lo spirito. E tra l'altro il cerchio con il puntino al centro, anche soltanto il cerchio, rappresenta anche la luce. Ra. Per cui non è corretto dire religione egizia, non c'entra assolutamente niente. Loro non erano religiosi nel senso di adorazione di dei, anche se poi dopo, diciamo, poi il corso della storia prende altre pieghe, perché comunque sia nel momento in cui c'è un potere spazio-temporale che viene portato avanti, insomma, dal clero, dai sacerdoti egiziani, ovviamente questo potere poi non vuole essere lasciato e quindi si passa allo stadio di adorazione. In realtà ogni dio, tra virgolette, è un nether o nether, quindi rappresenta un principio. Per esempio quello di Thoth, l'ibis, o la scimmia, perché Thoth viene rappresentato o con un triangolo per le conoscenze esoteriche, oppure con l'ibis. E perché l'ibis? Perché praticamente il becco dell'ibis è la luna, la forma della falce lunare. Quindi ci sono dei riferimenti che vanno indagati. Ok, quindi la luce è la manifestazione appunto dello spirito. Quindi luce solare o lunare, e per cui, per esempio, il disco solare o lunare ti riportano esattamente a questa dimensione. Per questo, quell'esercizietto che abbiamo già condiviso giovedì sera, bisogna farlo tutti i giorni. Quindi faccio la respirazione solare o lunare e faccio entrare più volte al giorno, durante la giornata, la luce dall'alto. È essenziale questo per i processi di risveglio. E voglio dire questo nel senso che comunque sia, anche nel mio cuore, cioè, hanno parità di importanza sia le connessioni che facciamo al maestro, sia le connessioni che facciamo con gli esseri di luce con cui stiamo sperimentando il cerchio di luce, la sfera, la capacità di unificare interiormente. Quindi sono dei processi differenti. Però se io adesso posso anche canalizzare queste informazioni anche degli esseri di luce e i messaggi che vengono canalizzati, comunque io vedo che c'è un'uniformità rispetto a tanti altri messaggi che girano, però comunque la struttura di partenza l'ho ricevuta perché
È il maestro che mi ha dato questa struttura, attraverso le connessioni costanti, la lettura delle tavole, il lavoro interiore. Capito? Sono due parti imprescindibili. Saggezza e consapevolezza, e poi invece con gli esseri di luce stiamo lavorando più sul cuore. Perché molti magari lo vedo anche dai video di YouTube, se le persone leggono messaggi degli esseri di luce, allora tutto bello, tutti che vogliono ascoltare il messaggio. E magari non c'è la stessa attenzione verso le tavole, i commenti delle tavole. Però appunto, se io posso condividere con tutti gli altri questi messaggi, è perché prima sono stata iniziata dal maestro. E quindi praticamente tutti questi archetipi che sono stati attivati anche l'anno scorso durante il percorso di radicamento, poi li abbiamo esplorati, e poi ovviamente una volta che si è visto anche un nostro interesse anche per i contatti con gli esseri di luce, comunque gli esseri del nuovo paradigma, allora mi era stato chiesto se volevo integrare anche queste connessioni, e allora avevo risposto di sì, perché comunque credo tantissimo nella fratellanza e nella sorellanza cosmica a livello più ampio, e quindi avevo risposto di sì, perché cioè lo sento profondamente che nell'unità possiamo creare cose incredibili. Ok, insomma, questo è quello che voglio dirvi, per cui ci vuole il sudore della fronte e connettersi alla luce quotidianamente. Quindi adesso, anche a prescindere dalla giornata, visualizzare la luce che entra all'altezza del terzo occhio, e poi questa luce entra e converge all'interno del nostro cervello. E in quel punto di convergenza visualizziamo l'occhio di Thoth, occhio della consapevolezza interiore. Nel momento in cui noi iniziamo consapevolmente ad attingere alle sorgenti luminose, che sono luna e sole fondamentalmente, possiamo anche visualizzare noi questa concentrazione di luce, allora attiviamo i processi di risveglio dell'apertura del terzo occhio, e anche le ghiandole che sono a livello fisico connesse a questo, pituitaria e pineale, si attivano ancora di più. Ok, allora andiamo avanti ancora, sempre con la stessa maniera di lettura, scendendo. Le ultime due righe dice, cerca di essere solamente la luce, ok? Porta il tuo proprio pensiero verso l'unità della luce con il corpo dell'uomo. Allora, questa unità della luce con il corpo dell'uomo, nel momento in cui noi uniamo le nostre braccia e le nostre gambe, otteniamo questa unità. Se guardate la chiave di Ankh, le gambe unite, vabbè, questo già si percepisce che sono unite nella chiave di Ankh. Se uniamo le nostre braccia, quindi verso l'alto, quindi si uniscono le nostre mani fondamentalmente, otteniamo questa unità. Perché nel momento in cui noi abbiamo due gambe e due braccia, manifestiamo una dualità su questo piano. Nel momento in cui uniamo, otteniamo l'unità. E questa unità della luce con il corpo dell'uomo è l'unità con la dimensione spirituale di noi stessi, quindi con lo spirito che siamo. Adesso sto vedendo 8:08, e che magari commentiamo ancora un pochettino. Di solito stavamo concludendo sempre a quest'ora. Sorrido perché appunto cade sempre l'occhio ogni giorno, ogni volta che abbiamo la puntata su questo orario.
Allora, andiamo avanti perché poi c'è molta densità, insomma, di consapevolezza. Solamente l'anima è libera nello spazio, una vita che è veramente vita. In pratica, in questa tavola c'è la consapevolezza che noi siamo spirito, siamo anime di luce, quindi la vita che noi percepiamo attraverso i nostri sensi non è realmente vita in senso ampio. La vita è fuori dal corpo fisico perché quando l'anima si trova all'interno del corpo fisico ci sono i sensi che filtrano la nostra percezione. E quindi lui dice: se tu invece acquisisci la consapevolezza che tu sei uno spirito, che il corpo è nulla, che l'anima è tutto, allora questo è il passaggio, è il sentiero che ti conduce poi alla realizzazione, che ti conduce al risveglio. Non credere che l'uomo sia nato dalla terra, sebbene provenendo dalla terra lo potrebbe essere. Quindi andare oltre la carne, il corpo. L'uomo è uno spirito nato nella luce, ma senza la conoscenza non potrà mai essere libero. Perché ciò che tu credi di essere, se tu credi di essere soltanto questo corpo fisico, allora questo diventa anche la tua realtà. Anche se la tua origine comunque è divina. Voi siete figli della grande luce, ricordate, sarete liberi. Della grande luce che splende al centro del cosmo. Tutte le altre frasi, un'anima che è una con la luce, liberati dalle catene dell'oscurità, un'anima che è una con la luce. Sono tutti riferimenti anche alla chiave di Ankh. Capito? Quindi la lettura è potremmo dire a strati, però ha delle connessioni interessanti, multiple. Quindi ti sta dicendo una cosa, però te ne sta dicendo anche un'altra, se tu riesci a connettere con le cose che ha detto prima e anche con altre ancora, che magari piano piano, andando a fondo, nella rivelazione poi arrivano. Poi ancora, tu sei la chiave di tutta la saggezza, tu sei la chiave, è l'uomo l'ingresso al mistero e il tramite. Perché è l'uomo stesso che è la chiave. Perché anche l'Ankh, nel momento in cui noi attiviamo questo simbolo archetipo, risponde alla tua vibrazione interiore. La chiave apre i mondi dentro di te che riflettono la tua vibrazione. E il tuo livello di consapevolezza. Quindi la verità di ciò che sei e di ciò che, di cui sei consapevole di essere. Per questo in questa tavola mette tutte le frasi, tu sei spirito, eccetera, per aiutare questo processo di apertura dei mondi interiori, cioè versando una consapevolezza superiore che arriva tramite la parola, parola con la P maiuscola. E tu quindi acquisendo, versando questa luce, così come nell'esercizio è simbolico anche quello, versando questa luce tu apri i mondi interiori dentro di te. Quindi è un processo iniziatico anche questo, cioè anche semplicemente fare la lettura, il commento e andare a fondo. Dentro di te vi è tutto il tempo e lo spazio. Cosa diceva prima? Vedete come è perfettamente invertito adesso rispetto a quel pezzettino lì. Se
Cerca la chiave per lo spazio-tempo e tu aprirai il cancello. Poi scorri sotto. Tu sei la chiave di tutta la saggezza, dentro di te vi è tutto il tempo e lo spazio. La chiave è poi sopra, diceva, la chiave per i mondi all'interno di te la puoi trovare solo all'interno. Quindi questa chiave è soltanto dentro. Però ti dice, la chiave sei tu. È l'uomo l'ingresso al mistero. Tu sei la chiave di tutta la saggezza. E poi dice, grande luce che riempi tutto il cosmo, scorri completamente nell'uomo. Perché attraverso questi processi che stavamo dicendo, trasformativi della luce, è possibile accrescere la propria consapevolezza. Nel momento in cui si anche percepisce questa luce, si visualizza questa luce che entra, ma nel momento in cui tu leggi questo, grande luce che riempi tutto il cosmo, scorri completamente nell'uomo. Fai del suo corpo una torcia che splenderà sempre tra gli uomini. Quindi c'è una visualizzazione del corpo di luce di ognuno, di ogni lettore, neofita, di ogni allievo che sta leggendo. Ok, quindi o luce dell'anima umana, voi siete figli della grande luce, ricordate, sarete liberi. Allora, adesso magari parliamo un attimo, perché se cioè, ti dissolvi nella bellezza, nell'armonia, nella consapevolezza delle parole, e poi c'è tantissimo. Adesso dobbiamo comunque soffermarci, capito, su alcuni aspetti. È per questo che è meglio che ognuno poi se lo va a vedere. Poi c'è la parte delle emanazioni della coscienza, i signori dei cicli. Se vi ricordate, appunto, sono sette, però in pratica corrispondono ai nove chakra e sono nove dimensioni ogni livello, che corrisponde ad ogni chakra come se fosse una dimensione. Semplicemente si parte dal 3, perché i primi tre chakra corrispondono a caratteristiche a questo livello terreno, quindi c'è solo il signore della vita e della morte per tutti e tre. Poi dal quarto si riprende, quindi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e mette 8-9, perché questi due sono fuori dal corpo. Allora, uscito dal corpo, entra in connessione con i signori dei cicli e fa determinate domande. E la domanda, la prima domanda è: dov'è la sorgente di tutto? Quindi l'origine. La fiamma è la sorgente di tutte le cose, contenendo potenzialmente ogni cosa. La fiamma. Quale fiamma? Perché utilizza questo termine, fiamma, e non luce? Perché vuole esprimere qualcos'altro, vuole esprimere un processo di trasformazione che avviene attraverso questo, appunto, bruciare. È la sorgente di tutto, quindi c'è un processo di trasformazione in atto. E poco prima ti dà la risposta, allora, poco prima di questo pezzettino, te lo dice, io vidi forgiatori dell'ordine dal caos. Quindi vede questo processo.
Io vidi la luce sgorgare dall'armonia e ascoltai il suono della luce. La vibrazione. Io vidi la fiamma, eccola qui, dell'abisso emettere l'ordine e la luce. Quindi ti aiuta, nel senso che te lo dice prima, però se non sei attento a quello che c'è scritto, praticamente tu continui a pensare: che cos'è questa fiamma? Che cos'è questa fiamma? Perché utilizza questo termine? L'armonia che forma ogni cosa è la parola. La parola con la P maiuscola, e dalla parola viene la vita, è l'esistenza di tutto. Vita, chiave della vita, eterna. Quindi c'è la risposta anche a quello che c'è scritto sopra, però qua ti sta spiegando ancora un'altra cosa. Cioè, bisogna unire i vari puntini. Quindi dalla parola, il suono, viene la vita e l'esistenza di tutto. Quindi il geroglifico, cosa abbiamo detto, è segno, scrittura, suono, parola, simbolo e archetipo. Quindi nel momento in cui noi pronunciamo quello, allora questo diventa creazione. L'esistenza diventa vita. La vita che è in te è la parola. Cerca la vita dentro di te ed avrai il potere di usare la parola. La vita che è in te a livello potenziale, potremmo dire, è la parola. La parola è vivente. Parola con la P maiuscola. Poi ci sono le parole che creano costantemente la nostra realtà. Però se tu hai la consapevolezza della parola, questo vuol dire P maiuscola, allora tu sei consapevole che in ogni tua parola stai effettivamente creando, perché questa consapevolezza accelera e dà forza al processo di creazione. Quindi tu dai vita, e questo è l'archetipo anche della chiave della vita. Torniamo sempre lì, capito? C'è un'organicità all'interno di ogni tavola. Lo imprimi questo, a livello anche di materia. La vita che è in te è la parola. Allora, soltanto su queste tre frasi, anzi sono una e mezzo, la vita che è in te è la parola. Cerca la vita dentro di te ed avrai il potere, avere il potere è differente dal fatto di dire le cose un pochettino come escono, di usare la parola. Allora, uno si segna queste due frasette e medita tutta la settimana su questo. Che cosa vuol dire? Che noi, attraverso la consapevolezza della parola, noi creiamo i mondi. Andando avanti, sappi o tot che la vita altro non è che la tua parola con il fuoco. Quindi torna, adesso torna questa fiamma. Adesso alcuni magari sono un po' più facilitati, visto che abbiamo lavorato a gennaio-febbraio sull'accensione del fuoco interiore. E quindi si percepisce come una sorgente appunto infinita sia presente dentro di noi,
il fuoco che brucia interiormente. La tua parola con il fuoco, quando tu con tutto te stesso esprimi una parola, o meglio la parola, perché questo dà forza, dà energia, dà potenza. La vita che tu cercavi prima, altro non è che come un fuoco la parola nel mondo. Cerca la via per la parola e sicuramente il potere sarà tuo. Cerca la via per la parola che corrisponde anche al quinto chakra, quindi l'apertura del cuore. Quindi ti sta dicendo non soltanto di avere la consapevolezza di cercare questo. Che cosa vuol dire parola? Ma ti sta dicendo che nel momento in cui tu tendi verso appunto il livello che corrisponde al quinto chakra, tu stai andando, cioè vuol dire che stai aprendo il cuore, vuol dire che stai andando in quella direzione. Quindi ti sta dicendo di, cioè ti sta dicendo anche questo, ti sta dicendo guarda che per avanzare comunque cerca la via per la parola, e il chakra, il quinto chakra è proprio quello successivo, quello del cuore. E soltanto se noi apriamo il cuore possiamo aspirare ad andare ad accedere a livelli superiori. Ma i livelli superiori quali sono? Iniziano dall'apertura del cuore in poi, quindi gola, terzo occhio, corona, e poi ci sono 8 e 9. Anima e spirito sarebbero. Equilibra e ordina la tua vita. Allora lì dice: mostrami il sentiero. Prima, dammi la via per la saggezza. Mostrami la via per la parola. Mediante l'equilibrio tu troverai la strada. Equilibrio. Hai visto che la parola viene dal caos? Non hai visto che la luce viene dal fuoco? Cerca nella tua vita questo equilibrio. Questo è un altro principio fondante, equilibrio. Equilibra e ordina la tua vita. Reprimi tutto il caos delle emozioni e tu raggiungerai l'equilibrio nella tua vita. Non è inteso nel senso di non ascoltare, non guardare le proprie emozioni. Significa semplicemente però che nel momento in cui tu tendi al centro, queste emozioni, diciamo alti, potremmo dire alti e bassi, che tendono verso i due estremi, capito? Verso i due estremi positivi e negativi, o positivo e negativo. Praticamente piano piano tu tendi al centro, quindi è uno stato di equilibrio, che come dice poi alla fine questo equilibrio non ci potrà mai essere, perché comunque non è statico, è un continuo tendere all'equilibrio. Tu raggiungerai l'equilibrio nella tua vita, piano piano convergendo al centro, lasciando un attimo le varie emozioni che ti portano lontano. Ma questo non vale soltanto per il discorso emozionale, riflette anche per esempio nella scelta del cibo. Potremmo dire il cibo che sta al centro, che è costituito fondamentalmente, l'avevamo anche visto in una puntata adesso sul sito, a quello dobbiamo ancora riportarlo. In pratica i cereali, i legumi, frutta e verdura, tutto questo in pratica, anche
comunque noci, nocciole, comunque c'è un equilibrio anche lì da considerare. Tutto questo cibo sta proprio al centro, cioè un cibo che non sia né troppo dolce né troppo salato. Tendere verso l'equilibrio significa comunque settarsi su un'alimentazione comunque equilibrata. Ok, quindi questa è un'altra considerazione. L'ordine derivato dal caos, quindi c'è una situazione prima da ribilanciare, e quindi questo caos potremmo dire, ti porterà alla parola della sorgente. Soltanto se sei, se tendi verso l'ordine, puoi ricevere questa consapevolezza. Perché se tendi verso le due polarità, negativo o positivo, questo non può avvenire. Per ricevere anche le rivelazioni ci vuole uno stato coerente e quindi tendere verso l'ordine, verso l'equilibrio. Questo è il punto focale. La volontà del potere dei cicli darà alla tua anima una forza che si espanderà liberamente attraverso le ere, un perfetto sole della sorgente. E quindi torniamo al sole della sorgente, torniamo alla dimensione spirituale, torniamo all'Ankh, al cerchio. E poi nella parte conclusiva dice: da sempre io avevo cercato l'ordine che io avrei potuto generare con la parola. Quindi è attraverso la parola che questo viene generato, perché noi non facciamo versi, anche se comunque il linguaggio anche degli animali loro comunicano lo stesso. Attraverso la parola, consapevolezza della parola connessa, come dicevamo, come era prima, presso gli antichi Egizi, Atlantide e così via, cioè la parola che è connessa, anche, cioè c'è il segno, come dicevamo, che corrisponde a questo, quindi c'è un suono corrispondente alla parola, c'è un simbolo, un archetipo che si attivano. Quindi intende fondamentalmente questo. Cerca di conquistare questo equilibrio e sarai uno con la parola. Sforzati di guadagnare la luce sul sentiero della vita, di nuovo, sul sentiero della vita, quindi te lo dà la direzione. Porta il tuo proprio pensiero, questo l'abbiamo visto prima, verso l'unità della luce con il corpo dell'uomo. Cerca di. Le ultime tre righe, queste qua, ti riportano di nuovo la chiave di Ankh. Cioè, poi a un certo punto l'energia, la connessione inizia a percepirla. Capito? E ogni volta, poi piano piano, arrivano sempre più intuizioni e rivelazioni in merito, però queste tre frasette qui, ti riconducono alla risposta precedente. Come fare a raggiungere questo? Cerca di essere uno con il sole, cerca di essere solamente la luce, porta il tuo proprio pensiero verso l'unità della luce con il corpo dell'uomo. Della luce con il corpo dell'uomo, dello spirito e della materia. Dimensione terrena e dimensione spirituale. Ricorda che tutto è ordine dal caos scaturito nella luce. Tutto è ordine. Quindi lo stato di caos, magari di adesso, anche nella propria vita, può essere trasformato tendendo verso l'ordine, verso l'equilibrio. Una cosa che magari prima non prestavo neanche io tanta attenzione, però appunto tipo, magari supponiamo che una persona si metta a leggere dei libri, a fare delle cose, tutto questo poi va riordinato, capito? Adesso così, confidenza tra di noi, non sempre io prima magari lo lasciavo da una parte, sai quando lasci le cose magari su una sedia o
che ne so, una parte, che ne so, sul divano o da qualche altra parte, adesso, per quello che mi riguarda, cioè, comunque il primo insegnamento è che quello va rimesso a posto. Sembrano piccolezze, però alla fine anche quello è fare ordine. Creare ordine nella propria vita, ordine ed equilibrio. Quindi non lasciare le cose tutte, usi la coperta per dire, poi la ripieghi e la rimetti a posto. Non lasciare le cose, diciamo così, disordinate in casa, perché quello esprime anche il proprio stato interno. Piccolo insegnamento, per cui prima si sistema una cosa e poi si continua. Non procrastinare. Ok, allora sono le 8:34, mi piacerebbe continuare ancora a parlare delle tavole per ore, però ci sono anche dei tempi c'è anche una tempistica. Vediamo cosa state scrivendo e poi ci salutiamo. Allora, buongiorno Stefan, anche lei, da vediamo cosa dice. Io ho iniziato ad essere più in contatto la mattina durante il giorno e prima di andare a dormire mi apro e permetto di ricevere la fonte divina e mi permea una luce di pace e di serenità. E attenzione alle parole, perché permetto di ricevere, tu lo puoi ricevere sempre. Quindi non è un permesso che va chiesto, attenzione che magari non ci sia qualche cosa precedente che ti porta a esprimerti in questa maniera. Comunque è questo il punto. Aprirsi dalla mattina e poi magari anche la sera prima di dormire, comunque fare sempre questa visualizzazione della luce che entra, luce solare o luce lunare o comunque anche la luce in senso assoluto, che entra dall'alto, quindi corona e poi scorre in tutti i chakra. E poi l'altra visualizzazione è visualizzare la luce che entra all'altezza del terzo occhio e poi va verso l'interno, e al centro di questa convergenza visualizzare l'occhio di Thoth, che è l'occhio rappresentato a destra. Fondamentalmente è abbastanza facile poi da visualizzare all'interno, perché è l'occhio che tende verso l'interno, che guarda all'interno. Ok, Emanuele, apertura del cuore, esatto, fuoco inteso come passaggio all'apertura del cuore, è il fuoco che poi diventa quella, la fiamma, diciamo, del fuoco interiore che iniziamo a generare. Poi c'è tutto il processo successivo della triplice fiamma, e senti questa fiamma poi violetta, la fiamma violetta che brucia al centro del cuore. Sono dei processi appunto iniziatici, dove poi hai la consapevolezza che attraverso questa fiamma puoi trasmutare la vibrazione. Quindi ci sono i processi di trasmutazione, che sono quelli poi importanti per arrivare proprio a questa apertura del cuore, perché la vibrazione comunque va ripulita anche dalle esperienze passate. E quindi per fare questo, sì, questo si può fare però con la fiamma, generando la fiamma dall'interno. Allora, buongiorno Claudia, riprendo dopo dall'inizio, infatti per meditare tutta la settimana su queste frasi. Esatto, poche frasi, uno inizia, capito, due righe, mediti soltanto su quello. Non è importante la quantità, è importante magari anche soltanto di quello acquisire una consapevolezza in più, come dei centimetri che vengono ottenuti quotidianamente. Questo è un po' il senso, è quello sforzo interno piano piano che genera la trasformazione. Allora, vediamo ancora. Claudia afferma che ho iniziato a vedere venerdì sera, ho sudato durante la meditazione, ho avuto un caldo diffuso, iniziato il giorno prima dalle gambe, poi l'ultima volta ho percepito molto di più e ho ripensato al fuoco interiore, quindi ho visto una fiamma giallo-arancio. Sì, praticamente quella del fuoco interiore, quella che si riparte, che nasce dalla fornace, o
potremmo dire quello che chiamano Dantian inferiore o centro inferiore, quindi lo percepisci da lì che inizia. Però poi ci sono appunto le altre due fiamme, quella della consapevolezza, della saggezza e quella dell'amore, che si uniscono poi al centro del cuore, assieme a quella del potere divino, che comunque è quella lì del fuoco interiore trasformata. Quindi all'inizio spingiamo molto anche con la respirazione per accendere, poi successivamente questo si accende da solo. Cioè bastano pochi respiri per percepire questa fiamma che cresce. Quindi è piano piano piano, bisogna adesso riprendiamo dal percorso di radicamento e poi a luglio rifaremo quello di apertura del cuore, capito? Quindi a rotazione poi si riprende. Allora, Jasmine, continuo appena posso uscire col mio cane a fare radicamento. Stamattina, appena il sole è sorto, ho fatto l'esercizio. La pulizia profonda in casa continua, perfetto. Utilizziamo questo tempo anche per ripulire. Non so, oggi volevo. Vabbè, questo a prescindere da questo, perché io comunque anche da prima stavo a casa, quindi non è che la mia vita sia cambiata. Però oggi avevo il pensiero, per esempio, di svuotare tutta la parte dove abbiamo le posate e ripulire tutto e rilavare tutto, capito? E magari fare uno scompartimento al giorno, in modo che piano piano ci sia anche questa pulizia profonda, graduale. E lasciare andare magari delle cose che non servono più, quindi anche questo è un lavoro importante. Ok, Claudia ringrazia e poi parla della respirazione. Esatto, poi noi stiamo lavorando adesso anche molto sulle respirazioni, quindi le puntate serali ci sono sempre e vediamo anche di caricare soltanto gli esercizi di respirazione da soli e magari respirazione con la spiegazione, o fare due audio, uno di respirazione, la spiegazione, diciamo così, e uno dell'esercizio. Adesso magari work in progress. Ok, Claudia suggerisce anche di fare le focalizzazioni mentre si ripulisce in casa. Perfetto. È sempre questo un po' il principio. Tendere verso l'ordine e l'equilibrio nella propria vita, mettere in pratica il principio stesso. Quindi, poi, se questo principio veramente è vivo dentro di te, poi lo vedi anche all'interno dello spazio dove vivi. Bellezze, dobbiamo chiudere perché sono le 8:42, quindi ci salutiamo. Appuntamento a domattina alle 7 e poi domani sera alle 22. Quindi, oggi comunque. Continuiamo ognuno per conto proprio e poi domani riprendiamo. Un abbraccio a tutti e buona giornata nella luce, nell'ordine e nell'equilibrio. Ciao, a presto!